Perché poi è vero, effettivamente ce l'ha l'impostazione da doppiatore, perché lì ci sta lo schermo, c'è Esatto. l'anello, 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 l'unico anello. Per domarmi. qui ti ho Mio fregato. Qui ti ho fregato perché il termine anello è un termine troppo specifico. E chi te l'ha detto? Caro mio, io mi sono preparato. E torniamo al tuo lavoro. Prima avevo accennato alla parte tecnica. Sì. Quindi, c'è cioè, la tua giornata Ma tipo. aspetta, non abbiamo spiegato perché anello. Perché anello motivi di te? Davide, tu non gliel'hai detto. No. No, lasciato a te. Ok, allora. Anello, perché? Perché ai miei tempi, quando iniziai nel lontano 1800, c'era, io lavoravo, noi lavoravamo con la pellicola, con i videoproiettori proprio, cinematografici, quindi erano proprio quelli praticamente da cinema, col 35 mm, e si creava questa specie di pezzo di film di 20, 30, 40 secondi, che andava smontato dalla bobina principale, tagliato, montato sul proiettore e veniva mandato in loop. Quindi quando finiva il pezzo ricominciava automaticamente e andava in loop. Quindi era un anello di pellicola. Ecco Sì. perché è Che è nato quello che ogni tanto si vede il famoso il... 7, 6, Esatto, quel G, bravo. quello. E poi parte cominciò così. Quindi Ah, quindi è in scenetta è rimasto. detto anello. Quindi rimase poi negli anni, nei decenni di questo lavoro con questo termine, anche se adesso ovviamente non ce n'è più neanche motivo perché è tutto digitale, quindi li potremmo chiamare take adesso, oggigiorno. Infatti io proprio da questa parentesi vorrei partire, cioè la tua giornata tipo, anche raccontando un po' quella che è la parte proprio di lavoro, cioè come funziona, perché noi vediamo il risultato finale, Sì. però cioè, prima mi accennavi a un ambiente insonorizzato, quindi immagino ci saranno dei monitor, dei microfoni, insomma come funziona? Ah, partiamo dall'insonorizzazione. Sì. L'insonorizzazione viene fatta al contrario rispetto a una sala musicale, perché la sala musicale è insonorizzata per non far uscire i suoni, noi per non farli entrare. E poi la sala è divisa in due scompartimenti, Sì. ovviamente isolati acusticamente l'uno dall'altro. C'è un grosso vetro che permette a chi sta nella parte più piccola, diciamo nello scomparto più piccolo, di vedere che cosa succede in sala, di parlare insomma quasi faccia a faccia con l'attore. Dall'altra parte ci sta l'attore con o gli attori all'leggio, con leggio, microfono, lo schermo, scusate, e accanto all'leggio ci sta una scrivania con l'assistente. L'assistente si occupa, è un ruolo particolare che a Milano, nel doppiaggio a Milano, non hanno. A Milano, A Milano cioè non ce c'è l'hanno. una differenza di doppiaggio tra quello che viene fatto a Milano e qui a Roma? Esatto, e noi ci accusiamo a vicenda di queste differenze. Milano ce l'ha con Roma e Roma ce l'ha con Milano. Anche sul doppiaggio c'è la divisione Sì, Roma-Milano. esatto, era divertente. Adesso non c'è più questa divisione così netta, perché adesso un po' le cose sono cambiate, però comunque un tempo c'era un po' di... Sì, un po' di maretta tra Roma e E quindi a Milano. Milano non hanno. Non hanno l'assistente che si occupa dell'amministrazione del lavoro, l'organizzazione dei turni, il taglio degli anelli su cui lavoriamo e, cosa più importante di tutte, ci aiuta con il labiale. Ci aiuta a... Ci dice se abbiamo attaccato tardi e finito troppo presto, ci dice se non abbiamo beccato una chiusura di labbra, quindi che ne so, una P, una M, una B, tutte queste qui che ci aiutano più o meno a cogliere qualcosa un po' di più preciso rispetto ai movimenti labiali di altre lingue. Lei ci aiuta in questo senso e anche all'apertura e alla chiusura delle bocche degli attori, quindi quando inizia, se inizi troppo presto, se inizi troppo tardi, se l'attore fa una pausa in mezzo alla frase così e poi la riprende, tu devi essere in grado di seguire ogni singola cosa. E l'aiuto dell'assistente è molto importante per noi. Certo, quindi è una sorta di regia, giusto? Ausiliaria. Ah, Sì. Diciamo quindi di aiuto regia, perché poi il regista. che è un aiuto regia, proprio hai detto la cosa giusta. Proprio, ecco, paro paro come l'aiuto regista. Il regista dietro è il direttore che sta accanto al fonico,
e ti dirige la parte artistica, e con l'aiuto del fonico gli dice: no, questa me la deve rifare perché ha sparato troppo, perché ha lanciato troppo esageratamente, mi deve fare un po' di campo, che qui si invece stava troppo campo? Basso. Campo vuol dire quando fa così, parlando da qui, da qua giù, questo è il campo. Ok, quindi troppo lontano rispetto. Troppo lontano rispetto al microfono. Okay, e quando si parla da qua giù, senti che la voce si porta un pochino di più, si comincia a fare un po' così. Sì, sì. Quando ti avvicini, lo fai sempre di meno. Okay. Queste sono le cose che suggerisce il fonico, che il direttore approva, disapprova, rinforza, critica, commenta o approva. Mm-hmm. Ok, quindi e mi spiegavi, questo ambiente è fatto in modo tale da avere queste figure, ma prima mi dicevi che non si lavora mai da soli nella parte vocale, cioè magari ci sono dei doppiaggi a 2, 3, 4 persone. Una volta non si lavorava mai da soli. Mm. E ai giorni d'oggi, cioè al giorno d'oggi, purtroppo da emergenza è diventata una regola. Ah. Purtroppo. Quindi non è neanche l'aiuto della voce accanto dove poterti agganciare. Hai detto proprio una cosa sacrosanta, perché come spieghiamo, quando tu fai un ruolo, no? Chi ha recitato il ruolo aveva accanto a sé un altro attore, quindi aveva una risposta. E noi spesso e volentieri non ce l'abbiamo più, questo supporto. E ci ritroviamo a domandarci e risponderci cose da soli senza avere nessuno che risponda. Quindi non hai, come si dice in teatro, colui che ti dà la battuta. Bravo. E tu ti agganci tipo: porca miseria, no dai stai calmo. Esatto, cioè, esatto. Non ti viene, no dai stai calmo, se e non devi fare così, devi immaginarti uno che fa porca miseria e tu devi immaginartelo e fare no dai stai calmo, cioè, è tutto così, te lo dici dentro. Vorrei dire che forse è anche peggio che immaginarselo, avere in cuffia l'originale forse ti distrae ancora di più nella lingua straniera, quindi diciamo che un po' deconcentra. Ah, ecco, aggiungiamo anche quest'altra cosa che non avevamo detto, quindi mentre tu, perché poi è un ulteriore step, è difficile raccontarlo con i tempi purtroppo ridottissimi della radio, ma magari ne riparleremo in un'altra puntata, quindi mentre tu presti la voce hai una cuffia. Ho una cuffia che mi aiuta tantissimo, perché nel mio caso ci sono doppiatori e doppiatori. Alcuni doppiatori si basano tutto sul visivo. Lavorano soprattutto guardando il video, ricordandosi le immagini, ciò che succede, episodi, quando attacca uno, quando attacca l'altro, finisce quello che è. E danno una rapida occhiata al copione, così, e poi continuano a fare il suo giù con lo sguardo e a guardare soprattutto lo schermo. Io lavoro al contrario. E quindi si attaccano alla cuffia pochissimo. Cioè, e proprio quindi, giusto per un riferimento, ma proprio per gli attacchi, proprio. Quindi gli strumenti di lavoro, così li diciamo e li chiariamo, sono la cuffia, il copione e il monitor. E il proiettore. Il proiettore, vabbè, insomma, ok. Sì, sì. E io invece lavoro al contrario, perché io mi baso tutto sul sonoro. Io butto tutto sulla colonna sonora, tutto sul suono che sento, ciò che quando inizia un attore a parlare fa delle forzature, delle diminuzioni di tono, le cose, quando inizia un altro attore, un altro che lo interrompe, o quando salta, esagera, zompa, gli sparano. Io registro tutto quello che succede nel sonoro, quindi sono attaccatissimo alla cuffia. Okay. E lo schermo lo guardo pochissimo io. Io proprio. Quindi poco. Ti fai guidare dall'audio? Mi faccio guidare dall'audio per un semplice problema, perché io ho una grossa difficoltà nella lettura. Per me leggere è molto difficile, quindi io ho sviluppato questa tecnica personale. E quindi vai a memoria? No. Ah. Non vado a memoria, perché ce l'hai il copione? Beh, sì. Leggo il copione, ma mi devo concentrare talmente tanto su quello che leggo, sì, che sono costretto a focalizzare tutta la mia attenzione sulla lettura. E nel frattempo, non potendo ovviamente in continuazione alzare gli occhi allo schermo, certo, e controllare come fanno i miei colleghi, certo, ho trovato il sistema di registrare tutto il sonoro che sento. Tutto ciò che mi passa nelle orecchie io lo registro, e al momento dell'incisione è come se spingessi nella mia testa play, parte, e io mi sincronizzo da solo con quello che ho registrato e mi ricordo in che punto quello fa quella cosa, in che punto quello fa quell'altra, in che punto cadeva o si sollevava dalla sedia o Gagliardo. La memoria sonora spiccata. Esatto. Io ho sviluppato questa personale cosa. Insomma. Esiste la memoria visiva, tu mi confermi che esiste anche quella uditiva, utilizzata abilmente in un campo come quello del doppiaggio. Anche perché immagino che non si possa fare un doppiaggio avendo in contemporanea la voce del sonoro originale in cuffia.
cioè non puoi avere la cuffia con il suono originale e nel frattempo parlare. No, sì. Al contrario. Sì, si fa. Si fa. È proprio questo che aiuta me. Ah, quindi tu, diciamo un po' come la radio, però in questo momento noi abbiamo le cuffie perché non ci può vedere e sentiamo la nostra voce. Io faccio questa stessa cosa, ma con l'originale americano che parla in sincronia con me, ma in americano. Domanda, e non si sente nel registrato? Sono cuffie fatte in modo tale che, cioè mentre tu incidi non si sente? No. Te la tieni molto molto attaccata all'orecchio. Se si sente qualche suono uscisse, perché poi ovviamente quando c'è in cuffia non hai solo la voce dell'attore, hai anche gli effetti speciali, anche la colonna sonora. E quindi se dovesse succedere che esce qualche suono dalla cuffia, il fonico prontamente dice no, c'è la cuffia alta, abbassatela un pochino, o sistematela sull'orecchio, o fa quello.